Ciao ragazzi, ben ritrovati nella Baia, come ogni lunedì. Vediamo cosa è stato detto di interessante durante la scorsa settimana e quali sono state le novità più importanti su gaming e realtà virtuale. Intanto ringrazio Walter, razziatore di questa settimana, per aver supportato il canale con qualche doblone, il forziere della Baia. E grazie a tutti voi che guardate i miei video per intero, che lasciate un like e che commentate, ma grazie anche a chi segue senza farsi vedere, perché anche il vostro supporto è molto importante. Molti di voi seguono, guardano i video, tornano a guardare, ma non sono iscritti. Ragazzi, iscrivetevi, a voi non costa nulla, ma per il canale è molto importante. Disattivate l'adblock e fate ripartire il video con le pubblicità. Mollate gli ormeggi e issate le vele, salpiamo alla scoperta delle notizie più importanti della settimana. Intanto vi ricordo che la settimana scorsa ho pubblicato il video con i giochi in uscita nel mese di luglio e devo dire che ho faticato a trovare giochi VR da inserire perché nessuno tra quelli in arrivo ha destato particolarmente il mio interesse. Se volete sapere quali sono, recuperate il video e saprete anche quali sono i migliori giochi in arrivo nel mese di luglio per PC e console. Allora, la settimana scorsa è stato rilasciato un trailer del gameplay di Attack on Titan Unbreakable, annunciando anche la data di uscita in accesso anticipato per il 23 luglio. È una buona notizia, ma per niente, visto che è un disastro. Stiamo parlando di un gioco da 5 euro, con due soli capitoli della durata di 2 ore, fatto in cel shading e nemmeno tanto dettagliato, visto che si combattono giganti in spazi molto grandi, con 4 cubi intorno, con delle texture appena accennate, giusto per fare capire che sono case, modelli dei personaggi e dei giganti davvero imbarazzanti e niente, ragazzi, sembra non rispecchiare affatto le aspettative che erano state create intorno a questo gioco e nonostante sembri un gioco di almeno 10 anni fa, dal trailer pare che il gioco giri a 12 fps. Sembra davvero la versione gratuita che c'era su SideQuest, ma stavolta stiamo parlando di quella ufficiale sullo store Meta, e questa cosa è veramente, veramente vergognosa. Vedremo tra qualche settimana se ne varrà la pena, ovviamente però aspettate la mia recensione, oppure magari potrebbe finire nella rubrica giochi brutti. Allora, ieri ho rilasciato una guida su come aggiornare il firmware manualmente nei visori Quest, perché di recente è stato rilasciato un nuovo strumento da Meta che dovrebbe consentire di aggiornare il visore semplicemente collegandolo al PC tramite USB, aprendo una pagina web di Meta e seguendo una procedura guidata. Ho provato e a quanto pare c'è un problema, perché non sono neanche riuscito a raggiungere la pagina e temendo di cominciare a ricevere una valanga di vostri messaggi in stato di panico per non essere in grado di fare l'aggiornamento, ho creato questo tutorial che ho rilasciato giusto ieri. In quel video c'è la guida passo passo per scaricare alcuni file e preparare il visore per l'aggiornamento, e ogni mese verrà aggiornata la descrizione con il nuovo firmware. Inoltre farò un video a cadenza mensile per parlarvi del nuovo aggiornamento, quindi delle aggiunte, delle nuove funzioni, e partiamo proprio dall'aggiornamento V67. Cosa aggiunge questa nuova versione? Intanto vi consente di posizionare liberamente le finestre 2D, migliora il tracciamento oculare di Quest Pro, permette di scansionare i codici QR Wi-Fi, sposta le funzioni di scrittura sulla tastiera tramite lo swipe, quindi sarebbe tramite lo scorrimento delle dita sulla tastiera, dalle funzioni sperimentali a quelle definitive, e si può impostare un limite di tempo per l'opzione non disturbare. Si può aprire inoltre il file manager per guardare video anche immersivi senza uscire dalle app, e su Horizon Feed inizieranno a essere mostrati i contenuti creati dai vari creator su Horizon Worlds. Nulla di sconvolgente, quindi anche se fate l'aggiornamento manualmente anticipando, sappiate che non cambierà affatto la vostra esperienza né in negativo né in positivo. Allora, questa non è una notizia uscita la settimana scorsa, ma è una cosa che ho trovato cercando un po' di informazioni. Insomma, sapete benissimo che mi piace nerdare sugli argomenti che trattiamo su questo canale e mi sono soffermato un attimo su una cosa della quale si è discussa sul canale qualche tempo fa,
cioè quando abbiamo parlato dell'adattatore per PSVR 2 su PC. In tanti mi avete detto che il dispositivo ha un cavo DisplayPort, e questo è vero, ma bisogna vedere anche la larghezza di banda del cavo di questo dispositivo. Ma soprattutto ci sono stati commenti del tipo: che cavo potrà mai essere se non un DisplayPort, parlando però del cavo di PSVR 2 e non quindi di quello dell'adattatore. Dunque, partiamo da un presupposto, che se il cavo di PSVR 2 fosse stato un DisplayPort non ci sarebbe stato bisogno dell'adattatore. E inoltre, come può essere un cavo DisplayPort se la PlayStation 5 ha solo porte USB-A e USB-C, fondamentalmente di due tipi: ad alta velocità, che sarebbero l'equivalente delle 3.0, e super speed, fino a 10 gigabit per secondo. Ragazzi, e lo state vedendo qui, e scusate, ve lo metto anche in grande. Questi che vi sto mostrando sono gli schemi presi dal sito del produttore, cioè non li ho realizzati io, Non c'è nessuna porta DisplayPort su PlayStation 5, ma solo USB-A e USB-C. Quindi per forza di cose, ossia per limiti fisici del cavo di PSVR 2, la qualità visiva di questo visore collegato al PC non potrà mai essere nemmeno vicina a quella di un visore PCVR nativo con cavo DisplayPort. Pensate soltanto che i visori standalone, come queste tre, collegati al PC tramite Wi-Fi, in base anche al router che andate a utilizzare, possono sfruttare una banda fino a 200 megabit per secondo. Perché ho inserito questa notizia nel video di oggi? Non lo so, perché essendo che siamo in estate c'è poco di cui parlare, e inoltre per rispondere anche ai tanti commenti che parlano di DisplayPort senza sapere di cosa stiamo parlando, visto che una banda di un vero cavo DisplayPort può arrivare fino a 80 gigabit per secondo. 80, non 10. Il 2 luglio è stata la data di rilascio per The First Descendant, sparatutto in terza persona, free to play, da giocare in singolo o in cooperativa. Ma come sta andando? Il fatto che i server siano spesso irraggiungibili significa che al momento l'affluenza di certo non manca, tanto che Nexon è stata spesso chiamata in causa per risolvere questi problemi. C'è ancora qualche problemino di stabilità, a causa soprattutto del gran numero di giocatori, i server vanno spesso offline infatti, ma gli sviluppatori anche in questo caso stanno già lavorando al problema. La versione PlayStation 5 mostra ancora qualche problema di framerate. Anche su questo si sta già lavorando per trovare una soluzione, e intanto è già venuta fuori una roadmap nella quale vengono mostrati alcuni dei prossimi contenuti in arrivo, come per esempio nuovi personaggi, nuove armi, eventi online e molto altro. Non è nelle mie corde, ma lo proverò, visto che è un free to play, e se è davvero così interessante magari dedicherò qualche contenuto per approfondirlo insieme a voi. Altra patch rilasciata per Elden Ring Shadow of the Erdtree, che mette a posto quella che in questi giorni è divenuta famosissima in molti video e contenuti su tutte le piattaforme, da YouTube a Facebook e altri social, che sarebbe la Lightning Perfume Bottle, un oggetto che, usato in combinazione con la Rolling Spark, consentiva di eliminare con un solo colpo perfino alcuni dei boss più potenti. Ovviamente era un bug, o meglio un errore di bilanciamento, ma questo andava letteralmente a rompere il gioco, rendendolo facilissimo. Ovviamente sono state apportate altre modifiche con questa patch, tra cui una diminuzione del danno di un'abilità chiamata Swift Slash, è stata estesa la portata degli attacchi per alcune armi e altre regolazioni al bilanciamento del gioco. Si sta cercando una soluzione per l'instabilità del framerate sulla versione PlayStation 5 e altri piccoli problemi con alcune configurazioni PC. Insomma ragazzi, Elden Ring non è soltanto un gioco della Madonna, ma è anche il team di From Software che sa esattamente dove mettere le mani. Evviva! Capcom ama la VR e vuole che questa tecnologia continui a diffondersi, ragione per la quale continueranno a supportarla. Ma come? Migliorando la mod di Resident Evil 4 e Village, per esempio, e magari portando altre mod su altri giochi, oppure, perché no, facendo dei giochi nativi? Non lo so, attenzione, questa è soltanto una mia speranza, però. Intanto, la settimana scorsa, gli sviluppatori
sviluppatori di Resident Evil 4 Remake, e nello specifico il team che si è occupato della realizzazione della mod VR di Resident Evil 4, ha dichiarato che la VR è un settore molto interessante e che la saga di Resident Evil si presta molto bene alla VR, e siamo d'accordo. E dopo aver lavorato a una prima versione del supporto VR per Resident Evil 4 Remake, hanno iniziato a lavorare a tante modifiche e aggiunte per renderlo più immersivo e per offrire un'esperienza sicuramente più intensa. Oh, deviare una freccia con un coltello non è sicuramente una cosa semplice, e farlo in VR con le proprie mani non è la stessa cosa che premere un tasto su un gamepad e lasciare che sia l'animazione del personaggio a fare tutto il resto. Sono queste e altre meccaniche che hanno spinto il team a interessarsi e a migliorare questi supporti VR, e li hanno impegnati così tanto nel familiarizzare con questa tecnologia da far nascere in loro una specie di passione, un amore, la speranza addirittura che i visori possano diventare sempre più leggeri, comodi, alla portata di tutti, e che sempre più giochi possano essere giocabili in realtà virtuale, che questo mercato quindi possa ingrandirsi e coprire un bacino d'utenza sempre più largo. Forse da questo momento possiamo contare su un alleato del calibro di Capcom a portare avanti il vessillo della VR, e chissà, magari proprio grazie a questo tanti nuovi utenti potrebbero passare al lato immersivo della forza. Speriamo sicuramente che accada, ma dobbiamo ricordare anche un'altra cosa: il colosso Ubisoft nemmeno un anno fa ha voluto dare grande fiducia a questo mercato rilasciando Assassin's Creed Nexus in esclusiva per Quest 3, senza però raggiungere i risultati che speravano e facendo fare un passo indietro a Ubisoft. Quindi ben venga Capcom e il suo entusiasmo per la VR, ma ragazzi, se non compriamo i loro giochi, li facciamo scappare. E lo so ragazzi, un bottino magro questa settimana, mi spiace, ma siamo all'inizio della seconda settimana di luglio, quindi tutti si riposano, vanno in vacanza e si godono il meritato relax, e quindi c'è poco di cui parlare, ma non vi preoccupate perché il vostro capitano Ben trova sempre qualche storia da raccontarvi, quindi iscrivetevi e continuate a seguire. Se volete supportare il canale, lasciate qualche doblone nel forziere della baia usando il tasto super grazie che trovate sotto al video, e ovviamente se il video vi è piaciuto lasciate un like. E ci vediamo tra i commenti. Grazie per la visione completa. Vi aspetto nella baia per una nuova avventura. Un saluto, Marmaglia. Ho ho.